Bentrovati cari amici su Media Web TV Europe con lo sport in diretta. Naturalmente abbiamo in linea l'ex direttore sportivo del Carbonia Calcio, Sebastian Puddu. Buona giornata, Sebastian. Salve, salve a tutti, ciao Renato, ciao. Allora, intanto incominciamo a parlare un po' di questa grande esperienza che hai messo a disposizione del Carbonia Calcio, che si è interrotta però alla fine, insomma, di questa stagione, quando il Carboni è stato ufficialmente promosso nel campionato nazionale dilettanti. Come mai questa scelta, Sebastian? No, non è stata una scelta, noi avevamo un programma ben definito che era quello di portare il Carbonia in Serie D nell'arco di 2 o 3 anni, quindi quella era la mia mission, diciamo. Siamo riusciti fortunatamente per bravura dei giocatori e dello staff al primo anno, e quindi poi si fanno delle valutazioni e insomma il mio progetto finiva lì, diciamo. Ecco, il tuo progetto finiva lì, insomma, hai contribuito insieme a tutti gli altri dirigenti a conquistare questa storica promozione del Carbonia Calcio, anche se poi decretata ovviamente a tavolino, però è sempre molto importante. Tra l'altro il Carbonia ha vinto anche la Coppa Disciplina, insomma, i meriti vanno ben distinti, no? Fra tutti quanti, anche con No, no, Sebastian Puglia. no, non c'è una persona all'interno dello staff, all'interno della società, all'interno dei giocatori che non meriti una menzione, perché comunque è stato un anno importante, è stato fatto un campionato importante che io penso che se lo ricorderanno a lungo a Carbonia, perché poi quando vinci realizzi dopo, realizzi negli anni, quando magari non vinci. Io mi Esatto. auguro che il Carbonia continui su questa falsa riga perché comunque i tifosi meritano veramente questo perché sono sempre in prima linea, io parlo soprattutto dei briganti, loro veramente a volte sono proprio commoventi perché comunque anche a Roma quando siamo andati a giocare a Monterotondo a spese loro si sono messi in moto e sono venuti a sostenerci, avevamo perso eppure erano lì a cantare, a festeggiare con noi. Poi so tra l'altro che loro sono anche molto attivi sul sociale, quindi Certo. diciamo che fanno un lavoro che a 360 gradi non solo per il Carbonia Calcio, ma per tutta la comunità di Carbonia. Per me sono ragazzi proprio è sicuramente la cosa che a me mancherà più di tutte a Carbonia sarà proprio questo, il rapporto che avevo con loro. E naturalmente anche loro ti ricordano con grande piacere, insomma, tutti i tifosi del Carbonia Calcio, perché hai fatto davvero una gran bella stagione sotto i colori bianco-blu. Parliamo anche di questo problema dello stadio. Voglio sentire da te, insomma, cosa ne pensi? Il Carbonia rischia seriamente di dover trasferire valigie, magliette e scarpini, diciamo così, in un altro stadio, magari ad Iglesias. Sarebbe davvero un danno per l'intera collettività. Io non so adesso come sono messi a livello proprio burocratici, però una cosa è certa, che questa posso ribadirla ad alta voce, che la società non si è mossa a maggio per la questione stadio, ma a gennaio, quando già si vedeva che c'era la possibilità di fare un campionato diverso, nazionale, si stava già muovendo per vedere quali potevano essere le migliorie dello stadio. Quindi so che comunque si sono attivati, hanno avuto dei colloqui. Quindi c'è stato il tempo, secondo me, da parte del comune per poter pianificare gli eventuali lavori. Questo sicuramente non è una. Se i lavori non sono ancora stati. Non sono attivati, non è sicuramente, assolutamente per demerito della dirigenza, che, ti ripeto, già da gennaio stava facendo i passi necessari per poter fare un campionato di Serie D allo Zoboli, che per me è una cosa proprio fondamentale, sia Insomma, per la città, sia per la struttura e la storicità dello stadio. in questi giorni sembra si stia muovendo qualcosa. Delle commissioni sono andate anche allo stadio per verificare quali lavori importanti ci siano subito, immediatamente da portare avanti, e vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Insomma, si corre un po' contro il tempo, altrimenti il Carbonia sarà costretto a dover giocare, non so se tutto il campionato, ma buona parte del campionato allo stadio.
pare di Iglesias. Insomma, parliamo invece adesso della tua nuova esperienza. Naturalmente ti facciamo un grande in bocca al lupo, perché da circa 10 giorni sei il nuovo direttore sportivo del Muravera Calcio e si vede subito, hai esordito con un colpo da maestro, hai portato a Muravera un grandissimo giocatore, insomma un giocatore toscano nato a Firenze, si tratta di Enrico Geroni, centrocampista classe 89, negli ultimi due campionati al Rezzato e al Crema, uno dei pezzi principali richiesti da mister Francesco Lui. Intanto è anche un top player, ricordiamo ha giocato 29 gare con l'Albino Lefe prima di approdare in Serie C con la Barletta, il Prato, Carrarese e Aversa Normanna. Insomma, complimenti davvero per aver portato un grande giocatore a Muravera. Sì, poi vabbè, mi ripeto che poi quando sei supportato da quelli che sono i parametri che ti mette la società, diciamo che è più facile fare determinati acquisti, perché comunque la società ti supporta in tutto, quindi è più semplice arrivare a certi tipi di giocatori. È un giocatore importante, un giocatore che volevamo soprattutto per il tipo di ruolo che ricopre, perché ci serviva al Muravera proprio un play, ok, che avesse tempi di gioco, insomma un giocatore che serviva. Siamo andati non dico sul sicuro, però siamo andati su un giocatore che aveva delle qualità che per noi erano fondamentali, un'esperienza importante, insomma siamo andati a ricercare qualcosa di certo, diciamo, dai. Ecco, ti stai muovendo bene, che tipo di campionato vorrà affrontare il Muravera la prossima stagione? Ma noi l'interesse della società è quello di continuare sulla falsa riga di come hanno finito il vecchio campionato, perché comunque erano una squadra che era in netta ascesa in classifica, veniva da 4 vittorie consecutive in trasferta, delle ultime trasferte, era una squadra che aveva trovato l'amalgama, quindi ripartire da quella base, mettere qualche tassellino che manca, rimpolpare i giovani, perché poi le annate cambiano, quindi i giovani vanno un po' rivisti e vanno presi, però un campionato, diciamo, tranquillo, in modo tale che durante l'anno si riesca a togliersi delle soddisfazioni. Ecco. Ripeto, l'annata di Carbone è una stata proprio esplosiva, quindi vengo da un anno veramente entusiasmante, quindi ho tutta la volontà di poter far bene anche nella nuova piazza, dai. E naturalmente noi te l'auguriamo. Intanto dacci anche un commento sulle altre formazioni che militano, le formazioni sarde che militano nel campionato di Serie D, in primis la Torres, la formazione regina di questo campionato, almeno per quanto riguarda la Sardegna, no? Sì, per quanto riguarda il blasone, sicuramente la Torres è un blasone differente rispetto agli altri, però ci sono la Zacchena, che comunque è strutturata, la Tedolce che viene da una base importante. Bisogna vedere adesso, non so il Carbonia che tipo di mercato, che tipo di rosa vuole fare, come vuole muoversi, però anche Carbonia, diciamo che ha le potenzialità per fare bene. Li vedo un attimino forse in ritardo a livello di scelte, però sono sicuro che alla fine faranno un campionato non per vivacchiare sicuramente in Serie D, perché conosco chi gestisce la società, è gente ambiziosa, gente che vuole bene al Carbonia, quindi sicuramente faranno un campionato importante anche loro. Ecco Sebastian, che sappia tu, insomma, il girone della Sardegna sarà accoppiato, insomma le squadre della Sardegna saranno accoppiate alle formazioni laziali nel prossimo campionato? Sì, dovrebbe essere confermato il girone laziale, un girone tra l'altro molto difficile, perché comunque vai a giocare con squadre come Vieti, come Latina, lo stesso Aprilia, sono squadre che Trastevere, squadre che fanno tantissimi anni la Serie D, quindi hanno una struttura sia societaria sia tecnica già importante, quindi sarà un campionato veramente, lo vedo molto molto difficile, anche perché poi ci sono le sarde che comunque ormai sono anch'esse ben strutturate, insomma sarà un bellissimo campionato, un campionato proprio da godersi. Sì, ho visto che sono 13 formazioni del Lazio, 6 formazioni della Sardegna, probabilmente se ne aggiungerà una dell'Umbria, se faranno un girone con 20 squadre, credo.
Non so esattamente, perché penso che appena definiscono bene i ripescaggi, poi faranno i gironi, però diciamo che prevalentemente dovrebbe essere sì, Lazio, un po' di, forse qualche Campana, qualche Umbra, adesso non so esattamente, però diciamo che siamo lì, siamo sul Cagliari Fiumicino, dai. Sì, infatti. Ci incontreremo certamente, Sebastian, perché come tu ben sai, da quest'anno ho deciso di seguire e puntare moltissimo su questo campionato di Serie D insieme a Radio Luna, naturalmente con la mia emittente televisiva, per cui avremo modo certamente di seguire tutte le formazioni sarde con grande impegno e naturalmente con grande professionalità, grazie anche alla vostra collaborazione. Intanto ti auguro veramente di cuore di ottenere grandi successi come hai avuto qui a Carbonia. Ti ringrazio, Renato, della chiamata e saluto tutta la Carbonia e ci vediamo presto, dai. A prestissimo, un grande in bocca al lupo, Sebastian Puddu, direttore sportivo del Muravera Calcio. Un abbraccione, ciao. Arrivederci, ciao.